abbiamo noi, Briguglio, Caio, Briguglio, prova a metterla in mezzo, ripartiremo con un calcio d'angolo. Palla termina fuori. Briguglio, grande recupero. Poi la palla rimane lì, ancora Paolo, lotta e recupera la rimessa laterale. Lorenzo. Caio fermato, Sandro, Caio, Lorenzo, Sandro, Caio, palla fuori. Un richiamo verbale. Lorenzo ancora fuori. Caio, non si chiude il triangolo, si fanno sotto i nostri ospiti, attenzione, palla termina fuori ma viene segnalata un'irregolarità, calcio di punizione per i nostri avversari, attenzione, gol. Incredibile, che gol abbiamo preso, il tiro centrale innocuo, la palla è carambolata in maniera beffarda davanti a Foschiati che ha provato a intervenire di piede, ma un rimbalzo beffardo ha fatto sì che la palla si infilasse alle spalle del nostro portiere. E quindi siamo di nuovo sotto, 2-1. Attenzione. Momenti decisivi di questa sfida. Viene fermato Dovier. Altro contropiede. Ad onore del vero bisogna dire che la punizione da cui è scaturito il gol ci è parsa estremamente dubbia. Recupera Sandro, scodella in avanti ma non c'è nessuno lì, dobbiamo recuperare la concentrazione, schiaffi, Caio Dovier se ne va, viene falciato. Si prova Lorenzo a rimettere in parità il risultato con questa situazione favorevole. Grande staffilata, palla fuori non di molto. Track di Lorenzo, palla fuori. Dobbiamo recuperare. Palla fuori. Ci ha provato il numero 4. Difficile fare gol da lì. No? Abbiamo visto che tutto può succedere. Caio, grande controllo, mette in mezzo. Il portiere riesce a fare il miracolo su Cerabellini. Poi la palla finisce fuori. Siamo andati molto vicino. Lorenzo, palla respinta, attenzione al contropiede. Per fortuna la palla finisce fuori. Samuel. Lorenzo, palla in mezzo. Caio! Caio! Dovier! 2-2! Thank you.
Marco Dovier riporta la DVS alla finale dei playoff con una grande prodezza. Il nostro capitano, ennesima doppietta per lui, dopo i due gol dell'andata, due gol determinanti anche in questo ritorno. È lui il nostro pallone d'oro, è lui il nostro mito, e adesso ce lo siamo mangiati. Siamo poco lucidi davanti alla porta. Ciarabellini aveva l'occasione ghiottissima, dopo il grande lavoro svolto da Caio, che adesso viene fermato fallosamente, rimane contuso a terra. Attenzione, attenzione. E viene allontanato un giocatore che aveva protestato, ma quelli a protestare dovremmo essere noi, non si entra così. Non si entra con i piedi al martello in quella maniera lì, dai. E addirittura si mettono a protestare questi qua, incredibile. E quindi adesso Caio è dovuto uscire. È entrato Stefano. È un mito, è più forte che voi. Per me è il più forte. E non è che non dico di più, però è sempre dito. Stefano in avanti per Samuel! Samuel! Fallo! È fallo questo, arbitro! Un fallo solare, non c'è stato fischiato dall'arbitro. E dopo ne è stato fischiato uno meno evidente a nostro svantaggio. Ci si mettono anche gli arbitri che fino adesso avevano arbitrato discretamente bene, niente da dire sul loro operato. Samuel, Sandro, qualche rimpallo, attenzione rete, no no no, meno male, ci mancherebbe, la palla è finita sull'esterno della rete. Ma siamo talmente emozionati nel seguire le fasi di questa partita che viene tutto un po' ingigantito. Attenzione! Sandro, bravo! Ottima uscita dai pali del nostro portiere che alla disperata è riuscito ad anticipare l'uomo lanciato a rete. Dobbiamo stare attenti a questi... fischiarlo questo, ah ecco, questo non potevano fischiare, c'era anche la munizione, dobbiamo rimanere qua, ecco la munizione, infatti, super meritata, è già il quinto fallo dei nostri avversari, quindi il prossimo produrrà automaticamente un tiro libero, noi ne abbiamo fatti solo tre, di cui due secondo me un po' inventati dagli arbitri. Stefano, due volte respinto. Campora, c'è Briguglio dall'altra parte. C'è il fallo su Briguglio. Scorrettezza imperdonabile del numero 10. Che a palla lontana ha colpito. E non viene sanzionato con il cartellino, ma ci stava anche questa volta. Si andrà il tiro libero per noi. Hanno perso un po' la testa i nostri avversari. E adesso giocano unicamente con il fallo sistematico. Sarà Lorenzo a occuparsi della trasformazione, che non è mai proprio così facile. Vediamo, Lorenzo! Lorenzo! Gol! 3-2! Andiamo in vantaggio! Momento determinante di questa sfida! Lorenzo Campora, ne ha passate di tutti i colori quest'anno ed è lui a portarci in vantaggio.
nel momento più importante di questa sfida. Attenzione! Attenzione alla serie di rimpalli! Bravissimo Lauto a intercettare in difesa, poi la palla finisce fuori. Grande battaglia, si va al time out, chiamato da Bobo Reverdito. Time out per noi, un minuto di pausa. E riprende il gioco. Nel frattempo è rientrato Zarabellini. 10 minuti da gestire, altra occasione di Briguglio. Palla fuori, non di molto. Tre a due per noi. Ma ci basta anche il pareggio. Pozzetto, se ne va. Briguglio, Briguglio, palla in mezzo. Pozzetto, recupera il portiere, palla ancora buona. Sandro, grande controllo, prova ad andarsene, Briguglio, fermato in out, fioccano le occasioni per i Mamuli, palla adesso messa fuori in angolo, Gaio, palla messa in mezzo, recuperata dai nostri avversari, attenzione, palla fuori. Minuti al termine della sfida, 8 minuti tutti da vivere. Molto ben messa la retroguardia dei Mamuli. Diciamo la verità, a parte quella punizione, cosa hanno creato nel secondo tempo i nostri avversari? Hanno creato questa occasione, di testa addirittura. 3 a 3. 3 a 3. Partita ricca di colpi di scena. Un gol incredibile questo. Con la difesa schierata. Viene fermato Sandro, attenzione. Serie di rimpalli. Nessun problema qui per Sandro. Schiaffi, palla in avanti, c'è Caio che ha recuperato dopo la botta, ma non riesce a controllare, palla fuori. Cinque minuti al termine. No, che fallo era questo? Incredibile. Addirittura no, non viene tirato fuori il cartellino, ci mancherebbe. Era un anticipo netto questo di Samuel. Tentativo, palla respinta, Caio dialoga con Pozzetto. Caio, riescono a salvarsi i nostri avversari. Sandro, palla in avanti, Samuel, Caio, Samuel, parata del portiere, ancora Samuel, braccato, palla nostra, Sandro, paratona del portiere, ancora una volta, non vuole entrare.
c'è il fallo di Pozzetto. Questa volta viene sanzionato, ma... Non è colpa sua se l'avversario ha avuto un guizzo, ci è arrivato prima. Mette fuori di testa a Campora. Drammatici ultimi minuti di questa partita. Il break di Zanettel per un momento. Poi si rifugiano dietro e Terre sparacchia fuori. Quindi palla recuperata per merito di Zanettel. Caio. La palla poi non filtra e finisce fuori. Dovier, bene per Samuel, Lorenzo, Giovanni, palla fuori, rimessa in gioco. Caio, non si chiude il triangolo con Lorenzo, attenzione, il contropiede, palla fuori, meno male. Dovier. Non si chiude il triangolo con Pozzetto, attenzione, grande parata di Toschiatti, in uscita disperata, poi Giovanni fa una grande azione, poi non colpisce bene Caio, poteva anche controllarla, Giovanni, ancora lui, riesce a servire Samuel che dialoga con Lorenzo. Le due squadre sono stanchissime, grande battaglia oggi qui, questa partita drammatica. Caio non riesce a intercettare, incredibile, Samuel, grande controllo, Dovier, tiene palla, circondato, e poi colpisce con le mani, ma era, aveva subito una botta e viene ammonito per il fallo di mano. Ci stava il fallo su Dovier, quindi si andrà al tiro libero, attenzione, si andrà al tiro libero, tutto nelle mani di Alessandro Foschiati. Momenti drammatici di questa partita, attenzione, fuori, è fuori! Si era buttato tutta dall'altra parte Alessandro, è andata bene. Lauto, grande controllo. Giovanni, Lorenzo, Stefano è da solo, Stefano, serve Samuel. Gol di Lauto, esplode il Parasport, 4-3, il gol della sicurezza è di Stefano Lauto. 4-3, partita incredibile, partita indimenticabile questa ragazzi, incredibile quello che è successo oggi qui, proprio quasi allo scadere, e infatti l'arbitro decreta la fine di questa partita, siamo in finale, la DVS Gravo è in finale nei playoff per andare in Serie C1. Grande festa per i mamuli del presidente Sanson, dell'allenatore Reverdito, una partita incredibile, mille emozioni, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo spuntata noi, 4-3, due gol di Caio, due gol poi di Lorenzo e di Stefano Lauto, il sigillo finale, grande spettacolo sportivo oggi qui